It shall be known as Darth Elwood. Darth Elwood Blues. The Blues Brothers. Thank you.
Prova, prova, prova. Ecco, adesso dovrebbe funzionare. Mi sentite, ragazzi? Oh, perfetto. Allora, ripartiamo da capo. Buongiorno a tutti, hello there everyone. Un benvenuto a Darktron che ha riscattato il primissimo posto. Un saluto al grande Nanni. Buongiorno Nanni, buongiorno all'immancabile Paul Nelson. Sanagir, buongiorno. Cucurina, buongiorno. E salve a tutti. Comunque, ragazzi, in teoria, dico in teoria, molto in teoria, dovrebbero esserci sottotitoli abilitati. Se provate a vedere se funzionano, mi fate contento. Dovrebbe esserci proprio nel player, per chi mi guarda perlomeno da PC, un tasto con scritto vicino al tasto per fare le clip e alle impostazioni, un tasto con scritto CC. E vedete un po' se abilita i sottotitoli, perché li ho messi proprio adesso. Attivati ma non escono. Ok, fantastico. Ah. Qualche altro feedback, ragazzi? Provate, vedete se funzionano. Nel frattempo faccio partire il gioco. Oggi continuiamo con Munderkin. Non so se lo riusciremo a finire, dipende dalla difficoltà dei livelli, perché la live sarà molto breve. E se appunto i livelli sono facili, riusciamo a completarlo con per la fine dell'anno, altrimenti December si protrarrà ancora un po' con l'anno nuovo. Ok, partiamo col gioco. Ovviamente non mi ricordo dove cazzo ho salvato, questo è un problema. Ah, ecco il 9, sono stato intelligente. Ah, ditemi se l'audio del gioco al solito è troppo forte o se va bene. Solo io non sento il gioco. Ok. Grazie per il feedback. Adesso ragazzi, ok, ora sì, ed è come è messo il volume decente rispetto alla mia voce? O troppo forte? Perfetto, oh, meno male. Sì, purtroppo ho smanettato un po' per questa faccenda dei sottotitoli, ma pare che neanche funzionino, quindi direi tempo sprecato. Da cellulare l'app mi dà il simbolino Stream CC cliccato, ho dato anche le autorizzazioni, ma non funziona. Audio ok, volume un po' altino, ok. Abbasso leggermente il gioco.
l'ho abbassato un pochino, datemi ulteriori feedback, ragazzi. Buongiorno Hideki. 90.000 punti al VIP. Ah, quindi in pratica era un livello bonus e sono già all'uscita perché in pratica sono precipitato dall'alto come un pirla, ma va bene lo stesso. Finiamoli più velocemente possibile, sti livelli. Oh, Feldest, buongiorno, eccoti qua. Vediamo un po' Hideki ha giocato. Ah, Enter the Gungeon, quello è un gioco che è da tanto tempo che vorrei giocare e non l'ho mai provato. Non so neanche se lo possiedo, ma lì il lucertolone che mi deve venire a prendere non si avvicina. Ma non vanno le notifiche? Boh. Bella domanda. Ma ci mancherebbe Hideki. Ragazzi, mi raccomando, finora quelli che ho visto qui, a parte il buon Dark Throne, siete tutti streamer, quindi seguitevi tutti vicendevolmente, fatemi contento. E se qualcuno ancora non sta partecipando alla ruota, che partecipi, perché facciamo fra poco l'estrazione. Lo consiglio come gioco, ma sembra veramente molto interessante, proprio il mio tipo di gioco. Per gli altri ragazzi appena arrivati, se potete darmi tutti un feedback sulla faccenda sottotitoli, perché vorrei capire se... Ti sento basso. Ok, aspetta che aumento. Troppo, come dicevo, ho cambiato alcuni settaggi, quindi... Ahimè, c'è un po' di roba da sistemare. Io ragazzi, se mi date appunto feedback... Mi fate contento. Adesso va meglio? Lievemente, aumento ancora un po'. Ok, ora dovrebbe andare. L'ho messo proprio sul giallo. Sì, il gioco è uscito, adesso dovrebbe sentirsi di nuovo anche il gioco. Che combini stasera, Elwood? Niente, lo passiamo con Vilandra il capodanno, come è giusto che sia. Non chiedo di meglio. Alla fine è l'unica tra queste feste comandate che... di cui un po' mi importa. Mi sa, cioè, mi è sempre piaciuto il capodanno, perché comunque... Si tratta di un po' come un momento per ricominciare tutto. Quindi diciamo che lo preferisco rispetto al Natale e a tutte le altre feste comandate di cui mi importa onestamente non molto. Tranquilli, pizza e film, esatto. Noi probabilmente non pizza ma focaccia, però sì, diciamo che l'idea è quella. Oh, Dark Jason, buongiorno. Facciamo un SO anche al buon Jason. Perfetto, Paul, grazie mille. No, mi sa che è troppo alto. Comunque l'app del Cell che fa casino, ci sono problemi perché non mi ha fatto condividere anche il numero consecutivo di ste viste. Guarda Feldest, a me sta cosa del numero consecutivo delle live dà un sacco, cioè non mi funziona tipo mai, mi funziona una volta su 100, non so perché, ce l'ho buggata sempre. Perché ci sono streamer di cui guardo le live, tipo le guardo tutte, cioè magari non le guardo, ma lurco, ma ci siamo capiti. E non mi fa condividere un cavolo. Quindi, merda. Ecco, cominciamo con i decessi.
Ok, data la difficoltà di Commander Keen, dubito che in effetti riusciremo a completare 4 livelli. Tra l'altro sono gli ultimi livelli, quindi boh, la vedo difficile finirlo in un'oretta scarsa. Eh no, non sa nuotare, esattamente come me, Tron. Fuck. Io lurco la vicina mentre guardo Dart, non voglio sapere i dettagli, Nani. Oh, Zombie Wookie, hello there. Welcome. Nice to have you here in chat, my friend. Thank you, Paul, for the shout-out to Zombie Wookie. And Paul, if you can also put the Will link in English for Zombie Walkie. Zombie, if you want, you can also join our last of the year giveaway. We will extract the winner in a few minutes, like at the end of the stream. You can win some gift cards. How are you? Well, let me see. You were playing Doom 2. Wow, I love that game. Guys, follow my friend Zombie Walkie. He's also a streamer, a retro gaming streamer. So if you like retro games, please follow him. Ah, merda, li odio questi cosi. Well done, Feldest, thank you. Zuki non zombie? In effetti sì, perché ha scritto zombie? Non capisco. Sono anch'io mezzo rincoglionito comunque, ragazzi, perdonate. Dovrei dormire decisamente di più. Ok, qua c'è la carta gialla. Wow! E come dovrei risalire lì sopra? Purtroppo è necessario però. Non so, non ho idea di come devo fare andarmene da qui. Non ci arrivo saltando. Com'è sta storia? Gonna lure to some keen. I hope a zombie kills you. Everything kills me in this game. And I don't fucking know how to jump out of here. One day you will read my name right. Okay, it's Zuki Woki, I think. Write the pronunciation in the chat. Help me, please. Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Zuki. Zuki is correct, I think. Comunque non lo so, credo che ci rinuncio, non ho idea di come si faccia uscire da qui, non vorrei che fosse una trappola messa dagli sviluppatori.
No, non si possono tirare testate, non si può fare quasi niente, non si può neanche sparare in basso. Provo a buttarmi nell'altro buco e vediamo che succede. Ok, Zuki Wuki, ok, ci siamo. Tra l'altro è un livello, diciamo, non obbligatorio per così dire. You say zombie for 5 times or so. Ok, you have for to forgive me, my friend. I just woke up. Buongiorno Nightcrawler, buongiorno R2D2. Buongiorno Crunjax, buongiorno a tutti. Alla fine hai fatto live di mattina, purtroppo sì, però non di mattina quanto sono abituato. Buongiorno Willis. Tutti insieme, ragazzi. Pollo, è il tuo momento. Shout out a tutto spiano. E seguitevi tutti a vicenda. No, decisamente non preso Nanni, non c'è stato il tempo. Comunque sì, ho idea che siano tutte più o meno delle trappole queste. E infatti si ritorna qui e si rimane bloccati. Infatti, se vedete. Qua c'è un cartello che mi dice di andare da questa parte. Quindi le altre erano probabilmente delle entrate sbagliate. Questa è quella giusta. Mi auguro. E lì c'era, credo, un posto dove andare durante la caduta. Voglio provare. Tecnicamente seguo già tutti, benissimo, con calma entrare. Evil Within. What is Evil Within, Feldest? O Zombie, o Woki? La bottega di Jack! Buongiorno e buon anno a tutti! Buongiorno, bottega, come va? Buon ultimo dell'anno anche a te. Ok, no, non c'era nessun passaggio in realtà. Ah, ho capito che gioco è. L'hanno dato, credo, gratis qualche un po' di fanculo, un po' di giorni fa su Epic, credo. I need to go through it someday, some with Silent Hill and Fatal Frame. I like Silent Sphere or Fatal Frame most. Okay, horror games, that's why I don't remember their name. But I surely know Silent Hill. But I don't think I will play them. Maybe next Halloween. Maybe. No, no, chiedevo Feldest cos'era Evil Within, ma ora me lo sono ricordato, è quel gioco horror che credo abbiano dato gratis qualche giorno fa su Epic. Ma ecco, non credo che lo giocherò mai perché io con gli horror sono abbastanza. Ecco, non sono un fan. Fanculo. Credo che questo è uno di quei livelli stronzissimi da finire. Probabilmente faremo tutta la live a giocare questo livello. Permadeath. I hate permadeath in games. Oh, buongiorno, White Soul. Come va?
Yes, you are correct, Zuki, correct. I hate this kind of things in games. Luckily, in the next Commander King games, you can do it, but in this one, you can't. So I think that I won't be able to finish this level ever. I mean, the moving platforms are just a problem in this situation because they. Okay. Oh fuck. Let me see if I move. Okay, if I move to the left, I don't fall down, and that's a good thing. Maybe I can jump here? Yes, okay. I can do it this way. Okay. Ok. Allora, insomma, passata una brutta nottata. Io sono stato male per colpa di una leggera influenza. Guarda, non hai idea di quanta gente White conosco in questo periodo che sta di merda proprio. Influenza a tutto spiano. Quindi mi auguro che sia una cosa velocissima e ti passi rapidamente. Is there limited ammo in this? I don't see a counter. Yes, it is. You can see the ammo here. Luckily, I exploited one level and I got all these ammos, 380. But if you don't do that, there is a really short amount of ammunition in this game. The ammos were not a problem in the first two Commander King games, but in this one, they are. Only, whoa, a short amount of ammunition. But luckily I got a plenty of them in one level. Okay. Okay. Oh fuck. Ok. Almost there, I think. Almost there. È una mattanza di influenzati. Eh sì. Ma poi quella infame che si ferma a 37 e non si capisce che cacchio è. Che tra l'altro è quella con cui si sta peggio, White 37. Quella fa proprio schifo perché. Ecco, esatto. I believe I'm the feldest that believes in the streamer. I didn't get this one. Ok. Let's do it. Ok. How the hell? Oh shit. Ok, this is the last jump. Ok. Ok, now I have to play it safe. Oh fuck, the shoots, they also came here. Ok, I have to do it really in a concentrated way. Ok. Reference to a popular anime. Oh, I see. I am not an expert of anime, I have to say. I have to confess. Dai, Elwood, dai che ce la faccio. Logurren Lagann. Never heard of it. Believe in me that believes in you. That's nice, that's a nice one.
Oh shit. Okay. Whoa. I'm so stressed right now. Okay. Oh, Toastman X, hello there. Greetings everyone, hope you have a safe and happy new year. Paul, se puoi fare un S1 anche a Toastman X, hello my friend, nice to see you here. Lidiuchas, grazie mille per essere qui e grazie per i beat. Buona vigilia di fine anno anche a te, grazie davvero. How are you, Toast? Oh shit, I don't believe, I can't believe it. I needed the yellow key. Now I got it, but I'm stuck here. I don't know how to jump out of this goddamn place. Okay. I have to go here. Okay. I have to do all the level again. Okay. Fuck. Okay, if I did it once, I can do it again. I hope. Fuck. I can't believe it. Oh, Burritopia! Buongiorno, carissima. Bello vederti qui. Buon ultimo dell'anno anche a te. Paul, se puoi fare anche un SO a Burritopia, che stream. Speriamo anzi ricominci a farlo prima possibile. Metto un attimo il look che sto prendendo le ultime robe al supermercato, ok? I appreciate the shoutout. A volte ritornano, infatti. L'ultima volta giocavi a Xenoblade Chronicles, mi ricordo quando lo portavi. Buongiorno Mary Lorian. E vabbè dai Buri, riprenderai Verox, riprenderai. Anzi ragazzi, veramente, seguiamo in massa Burritopia, così la incoraggiamo a riprendere a streamare. Tempo libero permettendo. People who did the Gurren Logan ended up doing Kill la Kill, Cyberpunk Anime and much others. Cyberpunk Anime, so good. Cyberpunk Anime, it's related to the game Cyberpunk 2077. Ok. Stavo giocando al DLC del primo l'ultima volta, se non erro. Ragazzi, seguitevi. Allora, ce la dobbiamo per forza fare. Come ho detto, ce l'ho fatta una volta. Ce la posso rifare. Same setting as game, but more the game absorbed into anime. Ok, I see. Fuck! Merda. Ok, let's try it again. Sì, pochissimo, White, pochissimo. C'è da preparare la roba di fine anno, ecco. Yes, veramente uscito dall'anime, fuck. Questo gioco tira fuori il peggio di me.
i rischi del retro gaming. Paul, se puoi spammare di nuovo la wheel in English, così anche il buon Toast si unisce. Grande Paul. Tra l'altro Burritopia, la qui presente, ha il dubbio fuck, ha il dubbio onore di essere la prima mod del canale. È stata la prima moderatrice qui da Dark Elwood. Sappiatelo, sappiatelo. Toast, if you want to join the wheel, is a giveaway that I'm hosting for this last day of the year. You can win some gift card. One gift card, if you win. And I do almost every week. Mi era crashato Twitch. Ah, ok. Niente, ti stavo facendo... Stavo narrando, Verox, che sei stata la prima moderatrice del canale. Quindi ecco, hai questa... Questo dubbio... Fuck! Lo stesso errore di prima, ma veramente... Oh. No, Tron. È il livello che distrugge me, purtroppo. Ok. Ah, quando ho cliccato sul link per joinare la wheel. Te lo mando un attimo in privato, Verox. Tranne se ci sei riuscita. Mi sa che sta live di fine anno sarà... Elwood finisce un livello di Commander Keen. Ma giusto uno. Yep, I have to focus, Feldest. You're right. Oh, grazie Paul per l'SO alla consorte Vilandra. Seguitela tutti, mi raccomando, perché ho come la sensazione che non manchi molto al suo primo stream. E grazie anche Paul per i giochi gratis. Ricordate ragazzi che se avete punti canale a sufficienza potete riscattare... Quei giochi lì sono giochi Steam e potete appunto riscattarli e vi mando la chiave. For the English people, you can use your channel points to redeem one of those games. They are Steam games, Steam keys. If you redeem them, I will send you the key of the game and the game is yours. So lurk, 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 get points and get the games. Oh Marta, buongiorno. Benvenutissima. Shout out anche alla carissima Marta. Mi raccomando, seguite anche Marta. Mi raccomando, ragazzi. Nel frattempo, Nanni si beve un gin lemon. Ottima cosa da fare alle 11:27 del mattino. Ma oggi è l'ultimo dell'anno, quindi chi se ne fotte. Dai che ce la facciamo, sono fiducioso. Ok, ci è mancato poco.
Adoro quando i laser colpiscono i nemici stessi. Ok, e questa parte è andata. Adesso qua dobbiamo essere intelligenti e non fare... Merda! Merda! Fuck! Non ci posso credere. Quelli a destra sì erano panini, Verox, assolutamente panini. Nel primo gioco i bonus erano le Pepsi Cola. Qua che siamo su un pianeta alieno invece ci sono i panini, giustamente. QTV Web, buongiorno, benvenutissimo, come va? E buon fine anno anche a te. Dai, almeno un livello lo dobbiamo completare in questa cavolo di live. No, prima la chiave. Ovviamente non prendo neanche i bonus, ragazzi, non me ne frega niente, tanto non sono qua per i punti, sono qua per finire il gioco. Quindi, fanculo e bonus. Andiamo solo avanti con il livello. Fanculo i panini. Qui sbaglio sempre. Vi ricordo ragazzi che sto partecipando a questa iniziativa che si chiama Dosember. Oggi è l'ultimo giorno in cui per tutto il mese ho portato soltanto giochi DOS. Sotto trovate tra l'altro l'elenco dei giochi che abbiamo portato durante questo periodo. Ah, e vi ricordo anche che fino al 2, ma non ho idea se farò altre live, in effetti, merda, entro il 2, non lo so proprio, non penso, tutte le sub e le gift sub sono scontate a 3 euro, quindi chi si sente spendaccione ed è magari già ubriaco a quest'ora tipo Nanni può sperperare il proprio denaro in sub. Auguri a tutti per un 2024 illuminante, ricco di crescita e soddisfazioni. Nanni, questo è un augurio bellissimo. Grazie, grazie davvero. A tutti quanti lo rigiro a tutti. Rush time, eh sì, tra l'altro il rush time è quando poi si fanno errori, Feldes. Ho appena aperto le serrande e piove. In realtà pure qui, Marta, ha fatto delle bellissime giornate fino a ieri. Stamattina, quando sono uscito in terrazza, prima della live, tra l'altro stava piovendo col sole, come nella canzone. Adesso invece credo che non ci sia neanche più il sole, piove e basta. Sì, Feldes, penso di sì. Se piove a Catania, penso che piove dappertutto. Elwood, ma sei ubriaco? No, io non sono ubriaco. Da cosa lo vinci? Sono semplicemente... ci è mancato pochissimo, ci è mancato pochissimo. No, no, non ho bevuto neanche il caffè, forse dipende da quello, Verox. Ok. E se invece ti riferisci alla mia scarsezza? No, quella è semplicemente scarsezza. Vediamo. Sto scaricando il ROMset Arcade da 42 GB. ROMset per che cosa, Nanni? Sono quindi soltanto giochi arcade, quindi per il meme e roba del genere? Qui anche abbiamo un cielino grigio. Altro che Selito Lindo, Selito Grigio. Qualcuno porti un caffè a quest'uomo. Ne avrei davvero bisogno. Mi sa che fra un po' faccio una pausa e me ne produco uno. Però la cosa fondamentale è finire questo livello.
non è così difficile alla fine, basta sapere quello che bisogna fare. Ecco, ora è successa una cosa veramente brutta. Il nemico è sopravvissuto ed è lì sotto che mi aspetta. Quindi ho veramente dei grossi problemi, perché se mi... Ah, ecco, dovrebbe essere quello il cadavere, ok. È stato colpito dal laser, meno male. Oh, Marta, te ne sei resa conto? Esatto, sì. Diamantino meritatissimo, tra l'altro. Oh, Depeche! Grande Depeche, fantastico. Hai sfruttato l'emoticon del dottore di Voyager nel miglior modo possibile. Grande citazione. Ah, a proposito, ragazzi, ne approfitto per ricordarvi che ci sono le nuove emoticon animate per gli abbonati. Ne ho create un sacco qualche giorno fa. Oh, ma ci mancherebbe, Marta. Ci mancherebbe. Davvero meritatissimo, appunto. Davvero, davvero meritato. Mi raccomando, ragazzi, seguite il buon Depeche. Che veramente lui sfrutta l'emoticon del mio canale nel migliore dei modi. È un grandissimo streamer, soprattutto streama tardo pomeriggio e sera. Penso che lo conosciate già tutti, ma se non lo seguite, mi raccomando, lasciate un follow al grande Depeche. Idem a Marta, mi raccomando, followatevi tutti. Come stai? Niente, qua Depeche mi dicono che sono... Prima mi dicono che sono ubriaco. Poi mi dicono che sto dormendo in piedi, quindi non lo so, vedi tu. Però se riesco a finire il livello, riscatterò il mio buon nome. Oh, ci sono lì sotto quei piccoli bastardelli che spingono, questo è un problema. Poco fa non li avevo notati. Sarebbe bene riuscire ad abbatterli, perché se uno di quelli mi tocca mentre sono sulla piattaforma, è game over immediato. Ok, vediamo se riesco. Ok, dai che ce la faccio. Ok, spero non ci siano brutte sorprese qui sotto. Seguito sperando di riattivarmi su Twitch in questo nuovo anno. Grande Burry, grande Verox. Mi raccomando ragazzi, seguite Burritopia, la mia prima moderatrice che non streama ormai da una vita, ma magari la facciamo tornare a streamare in questo nuovo anno. Merda, non credevo che il livello fosse ancora così lungo. Ho cantato vittoria troppo presto, mi sa. Oh, thank you, Zuki, but sadly the level is not over. I got a really bad feeling about this. Jim Powell per DOS? No, non lo conosco. Che gioco è, Nanni? Che di moderatrice ho solo la spadina? Non ho mai moderato un fico secco. Ma no, qualche SEO lo facevi all'epoca. Ai tempi del grande Vampire The Masquerade Bloodlines. Oh Cristo! No, 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 no. Ok. I don't know where the hell I have to go. I can go this way and take the red card, but also I can go here. I really don't know. 15 trasmissioni consecutive, Feldest. Mamma mia, complimenti. È un record, credo. You got 380 bullets. The level is over. I don't know, my friend. There are some enemies that are immortal, sadly. Ti piacerà e piacerà a tutti, garantito. Ma me lo segno, Nanni. Poi te lo spammo in privato, ecco, meglio ancora. Gran gioco Vampire. Guarda, giocatelo
divertimento a palate con Vampire Verox. Forse è giù dove ci sono le freccine verdi. Segui il tuo consiglio. Stab stamattina mi sta facendo smadonnare. È crashata due volte. Sì, problemi su Twitch. Evidentemente è ubriaco pure Twitch. Ah, ragazzi, per chiunque si è collegato adesso, potete vedere se per caso i sottotitoli stanno funzionando. Ci dovrebbe essere il tastino CC sul player. Vedete un po'? Io provo a scendere comunque, come ha detto Verox. Forse ci sono due percorsi. Questo magari è un po' più sicuro. Ma non ho la chiave verde, fanculo. No! Mi sa no, era la strada sbagliata. Niente, bloccati. Tutto da rifare. Dovevo passare da sopra, mi sa. I'm stuck here. The level is over. I can't do anything. God damn it. Eh sì, serve decisamente la chiave. A Pinecone Head, buongiorno. Funzionano. Ah, funzionano i sottotitoli. Fantastico. Niente, ricominciamo. Prossima volta ce la farò. Insane Vampire the Masquerade. È un gran bellissimo. Veramente un gran bel gioco, Feldes. Veramente, veramente bello. What would Jack Blues do if he was with you? He would have taken the key card in the other route of the level. That's the problem of being a lonely blues brother. I don't have my Jack to help me. Vabbè, l'emoticon la provo a sbloccare da PC. In che senso l'emoticon, Feldest? Oh, Hyper Albi, buona vigilia di Capodanno anche a te, carissimo. Buona vigilia. Come va? Paul, se fai un SO anche Hyper Albi, no, l'hai già fatto. Fantastico. Vanno attivati, credo. Sì, c'è il tasto CC nel player. Ci ho passato un po' di estati sopra. Ma dici al gioco di ruolo cartaceo o proprio al videogame? Comunque davvero, in questo terzo capitolo di Commander Keen gli sviluppatori sono stati crudelissimi. I livelli sono stronzi a dir poco. Ragazzi, mi raccomando, un follow se vi piace la Sicilia, se vi interessano i bei paesaggi, un follow ad Hyper Albi. Lui fa delle live IRL e va a esplorare i posti più belli della Sicilia, quindi mi raccomando, un followazzo a lui. Ah, proprio il videogioco. Bello, bello, veramente bello. Infatti, si sperava uscisse il sequel, però sembra, per ora sembra bloccato. Ah, punti l'emoticon causale. Ma sei tu comunque, Feldes, sei abbonato, quindi dovresti avercele, perlomeno quelle di livello 1 dovresti avercele tutte. Non so se in effetti, se tu sei, visto che sei abbonato, te ne sblocca una dei livelli superiori. Non ne ho la minima idea. Puoi provare. Tu, Feldes, che razza di vampiro avevi utilizzato? Io ero un toreador. Watch Alex, aspetta che ora ti saluto come si deve. Appena finisco questo salto qua. Ok, qua siamo al sicuro. Allora, oddio no, quando ti matchano su Tinder l'ultimo dell'anno è un casino. Perché Nanni? Non me ne intendo, spiegami. Buongiorno a tutti e buon fine anno a tutte le chat. Un mega abbraccio. Alex, benvenutissimo, grazie per essere qui. Buon fine anno anche a te. Paul, fai un SO se non l'hai fatto ad Alex. E mi raccomando, ragazzi, seguite tutti il grandissimo Alex RM. Lui stream essenzialmente la sera, porta un sacco di giochi, un variety streamer.
porta GTA 5, porta Lies of P. Mi raccomando, ragazzi, seguitelo perché da lui ci si diverte sempre. Abbonandoti a livello 1 dovresti sbloccare 20 emoticon. Sì. Oddio, non mi ricordo neanche quante ne ho poi. Bella domanda, non mi ricordo, dice Feldest. Ah, intanto ha utilizzato la fantastica emoticon di Shredder, una delle ultime create. Per questo è il Gin Lemon. Ok, vediamo di finire questo livello. Davvero, è diventato l'obiettivo del giorno, finire questo livello. Prima era la carta verde, mi pare che ci mancava, vero? Beh, sicuramente si prende. No, merda, ho fatto una cavolata io. Dobbiamo farcela. Almeno un livello dobbiamo farcela. Alla bottega di Jack, grazie mille per la sub. Grazie infinite, che la forza sia con te. Mi raccomando, ragazzi, un follow alla bottega di Jack. E se riesco, gli faccio anche un bel SEO con la clip, che è più che meritatissimo. Grazie davvero per il supporto, la bottega. Ok, SEO clip. Eccolo che arriva. Mi raccomando, ragazzi, follow alla bottega di Jack. E se ci vuoi raccontare cosa succedeva in questa clip, tra l'altro retro gaming, fantastico, molto appropriato. Ci stanno 1 milione di arrapate, dice. Oggi, proprio oggi nello specifico, meglio per te, Nanni, non è meglio, porca puttana. Devo farmi la bottiglia così declino eventuali proposte indecenti dell'ultima ora. Sì. È un'aggiunta, diciamo. Oh cacchio, Depeche ha regalato l'abbonamento, ma grazie, grazie, grazie Depeche, sta partendo l'hype train. Cacchio. Ragazzi, grazie mille Depeche, grazie di cuore, ti faccio una clippona anche a te. Famo partire sto trenino, siamo al 68% del livello 1. Grazie Depeche, grazie veramente, molto molto apprezzato. Vediamoci una clippona anche di Depeche, vediamo che viene fuori. La disperazione di Depeche, stiamo vedendo. E fra pochi secondi vedrete anche la disperazione di Darth Elwood che tenta per l'ennesima volta di finire questo fottutissimo livello. Comunque davvero Depeche, grazie a te, grazie ad Alex che avete fatto partire il trenino. Un trenino di fine anno è molto tipico, mi ricorda certi film, il trenino di fine anno. Sembra facile questo salto, ma non lo è, perché i controlli di questo gioco dovete sapere, ragazzi, che sono qualcosa di terrificante. Ok. Minuto di silenzio che c'è stato nel guardare la clip di Depeche. In che senso, Verox? Non ti è partito l'audio? È successo qualche problema? Non ho capito. Ok, qua ci siamo.
Questo al solito è il punto più difficile. Ok. Il peggio è passato. Ti sei stato zitto e la chat anche. Intanto si vedeva la sua clip. È stato molto epico. Ma quando c'è Depeche di mezzo è tutto molto epico. Devi vedere le sue live e capirai. A proposito, Depp, ieri ci chiedevamo con Vilandra, stasera che fai? Trasmetti oppure ti prendi una serata di pausa per il cenone e quant'altro? Vogliamo il countdown di fine anno con Depeche invece che quelle trasmissioni orrende che fanno sulla Rai o cose del genere? Merda, è caduto un'altra volta. Ok, mi auguro che sia stato beccato dal laser nel frattempo. Un minuto alla fine della E3, ragazzi. Se qualcuno vuole sperperare denaro, questo è il momento opportuno. Ricordatevi soprattutto di unirvi alla ruota, che finito il livello la andiamo a estrarre. Andiamo a spinnare. Stasera faccio una live di fine anno. Faccio semplicemente un po' di musica e chiacchiere. Ah, quindi fino alla mezzanotte, fantastico. Cioè, anche oltre la mezzanotte, fantastico, ragazzi. Tutti quanti da Depeche stasera, mi raccomando. Boicottiamo i programmi televisivi di merda e guardiamo Depeche. Grazie Nanni. Vabbè, tu che sei un retro gamer lo sai meglio di me. Per certi giochi la tenacia è obbligatoria. Vediamo se riesco a beccare quel bastardello. Oh, Depeche, non lo devi fare tutto su il treno. Comunque ti ringrazio, grazie veramente tantissimo. Grazie, grazie Depp. Veramente numero uno. Ok, trenino finito. Vi ringrazio veramente tanto, ragazzi. Grazie, grazie davvero. Ci stava un treno di fine anno ed è arrivato. Grazie di cuore a tutti per la partecipazione e per il supporto. Ok. Avanti, siamo di nuovo qui. Ce la facciamo stavolta? Dai, concludiamo sto livello in bellezza e poi si gira la ruota e vediamo chi vince. Se nel frattempo, ragazzi, conoscete gente che può unirsi, spammatela, 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 perché più siamo meglio è. Più siamo e maggiori saranno i premi per le prossime ruote. Ok, la chiave blu ce l'ho, sì. Ok, prendo... anzi, prima apro la porta. Non capisco se devo andare di sotto o di sopra, porca puttana maledetta, vediamo. Ma probabilmente è la stessa cosa. Allora, questo mi dà l'immortalità, ma soltanto pochi secondi. Merda. Quindi mi butto di qua, prendo la chiave, ammesso che ci sia, e vediamo che succede. Stasera mi sa che viene a trovare la farmacista sardo-milanese, sarà dura. Non... Chi è la farmacista sardo-milanese, Nanni? Ok, prendo l'immortalità... No, non c'era un cazzo qua. Non c'era assolutamente un cazzo di niente. E allora è qua in alto la chiave.
Merda. Tra l'altro quella palla lì sopra mi impedisce di saltare. Si è bloccata lì, porca puttana. Mi sa che il livello si è sfanculato di nuovo. Se non posso distruggere... Ah, ma la chiave è lì sotto, la chiave verde. Mi sa che non è questa la strada giusta. La chiave verde va presa da un'altra parte. Ok. Fra un secondo bevo Feldest. Voglio riprovare un'altra volta e poi vado a bere. Comunque la cosa buona è che una volta finiti questo genere di livelli qui, poi si diventa dei veri esperti. Dei veri pro, ecco. Ti segnano. Non so se è una cosa positiva, ma ti segnano. Questo gioco è più infimo di quel che può sembrare. È molto infimo. Ripeto, tra l'altro i primi due Commander Keen li ho finiti senza grosse difficoltà, ma questo terzo veramente mi sta creando dei problemi terrificanti. Cioè, è anche vero che stiamo parlando di livelli... di livelli non obbligatori. Cioè, io già potrei andare all'ultimo livello e finire il gioco. Fuck. Cosa che forse dovrei fare. Però ormai almeno questo lo vorrei finire. E chissà di retro gaming sa quanto possono essere malvagi certi videogiochi. Comunque, per chi non lo sapesse, questo è Commander Keen 3, l'ultimo della prima trilogia di Commander Keen. Poi esistono altri giochi ed è sviluppato dalla ID Software, che qualche tempo dopo avrebbe creato Wolfenstein 3D e un certo Doom. Willis, 50 bitoni, ma grazie mille. Grazie di cuore per il supporto. Vediamoci anche una bella clip di Willis. Io stacco che devo uscire, ti auguro buon anno Elwood, ci vediamo alla prossima. Grazie per Albi per essere passato, che la forza sia con te, buona giornata, buon fine anno, stasera per tutto quello che fai, divertiti. Nel frattempo Willis, se ci vuoi un po' raccontare della clip che stiamo vedendo. Grazie Tron per il lurk. Molto molto apprezzato. Ragazzi, qui in questo canale il lurk è apprezzato più di ogni altra cosa. Quindi se non si può supportare diversamente, lasciare un lurk quando vado in live mi rende, è la cosa che più mi rende felice. Tra l'altro noi controlliamo sempre chi sta in lurk, quindi sappiamo chi è che contribuisce. E anche senza dirlo, ecco. Gab Gugli, buongiorno e buon anno anche a te. Facciamo un SEO a Gab. Fuck, ma perché? Ho calcolato male. Ho calcolato male. Grazie mille, Paul. Baldur's Gate 3, ultimo gioco, grande. Prima o poi, fra qualche decennio, lo giocherò pure io. Quando diventerà retro gaming, lo giocherò pure io. Ma prima, come dico sempre, i primi due Baldur's Gate. Come va Gab? Che ci racconti?
Tra l'altro sei arrivato in tempo per la ruota, non so se sei già iscritto. Paul, se vuoi spamma il linkone della ruota. Ah, tra l'altro devo andare a bere, vero? Felde sta riscattato la ricompensa. Appena perdo di nuovo vado a bere. Ma cosa, mi sono perso in 2 minuti di crash, come siete finiti a parlare di Baldur's? Gabgugli l'ultima volta ha portato Baldur's Gate, quindi ne stavamo parlottando, ecco. Più che altro stavo dicendo che chissà quando lo giocherò io. Basta anni con il gin lemon. Tra quanto parte la ruota? Appena finisco questo livello. Appena finisco questo livello si fa la grande estrazione del vincitore. Mi raccomando, spammatela a tutto spiano, è l'ultima dell'anno. Il premio è superiore. E tra l'altro l'ho detto e lo faccio, se per caso arriviamo a 100, aumento anche i premi. Ragazzi, qui nel frattempo una presentazione al grandissimo Pasca, che questo mese ha contribuito follemente al canale. Se ci sono tutti quei punti abbonato. Oh Cristo, e se abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 50 punti canale. E soprattutto grazie a merito suo che si è messo a regalare sub come un pazzo. Ok, faccio 2 minuti di pausa che vado a bere. Felde stava riscattato. Merda. Aveva riscattato la ricompensa. E poi si torna e si continua a perdere allegramente. A fra pochissimo. Quando riesci da te un'esperienza mistica, Baldur's Gate 3, ma lo voglio veramente giocare. È il tipo di gioco che amo io, quindi guarda, veramente, sfondato un portone spalancato. Torno subito. Rieccomi qua ragazzi, vediamo che mi sono perso. Vi aspetto su Baldur's, vero? Perché si può giocare anche in multiplayer, se ben ricordo. Ah, non bevi e ne riscatto un altro. Ormai ho bevuto, ho dato. Se vuoi giocare il primo, ce lo giochiamo insieme. Il primo Baldur's è anche quello giocabile in multiplayer, Verox? Da Verox? La bottiglia è andata, ma la provvidenza me ne ha lasciata una di scorta. Hai visto, Nanni? Amen. Oh Gab, grazie mille davvero per i bittoni, grazie infinite. Il terzo sicuro, sì, il terzo l'avevo letto, assolutamente. Primi due non saprei in effetti. Boh, io ce l'ho su Steam le edizioni quelle remastered. Ok, riproviamo. Ah, nel frattempo ragazzi spammo qui il link di Dosember, ormai è l'ultimo giorno, però lo spammo comunque. Sta bella iniziativa a cui ho partecipato. Date un'occhiata, guardate che meraviglia.
Tra l'altro, veramente, ve lo devo dire, mi sono veramente divertito un sacco a portare questi giochi per MS-DOS. Cioè, a parte oggi che sto facendo questo livello infinite volte, ma va bene. Se ricordate, l'altro giorno, per un altro livello di Commander King, ci ho messo, credo, 3 ore a finirlo. Credo 3 ore, 3 ore di fila. Se non è già uscita dovremmo controllare Nexus, ma non ancora, si rompe ancora un po' con le mod. Mi sono perso un messaggio di Feldest, mi sa. Ah, Verox, un altro canale ecco da seguire, a parte quello di Pasca, e quest'altro degli Hatcat, che stanno dando veramente un contributo enorme a tutti gli streamer qua in Italia. Sono veramente un canale eccezionale, ben fatto. Sono due streamer, sono marito e moglie. E davvero il supporto che danno agli streamer è incredibile, agli altri streamer è veramente incredibile. Quindi anche loro assolutamente da followare. Oh, ma buongiorno, Saki! Dartelwood e Vilandra che non riesco ad attaggare, comandiamo e a tutta. Sì, perché ancora Vilandrina oggi non ha scritto in chat. Però ecco, va bene lo stesso. Lei legge, sa e ascolta. Comandiamo, va benissimo, Saki, va benissimo. Sono felicissimo di averti qui. Buon ultimo dell'anno. Se ti va, ci puoi raccontare se hai progetti per stasera. Ma soprattutto, ragazzi, seguite Saki Croft. Davvero una streamer, a parte che una streamer bravissima, ma anche una persona veramente eccezionale che ha supportato il canale in modi assurdi quest'anno, davvero. Ci ha riempiti di raid, davvero, quindi mi raccomando, diamogli supporto anche noi in questo momento, riempiendola di follow che sono meritatissimi. Oh, ma chi è arrivato? È arrivata anche Titti, un attimo Titti che faccio questo salto un po' stronzo che altrimenti la piattaforma mi spinge giù. Ok. E ora ti introduco come si deve. Nel frattempo vediamo. Ecco. Facciamo un SO alla fantastica Titti. E mi raccomando ragazzi, seguitela, 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 seguitela. In questo periodo sta streamando un po' di meno, ma il suo supporto è costante qui al canale. Mi raccomando, seguitela, così quando riprenderà a streamare più costantemente avrà tutto il nostro supporto. Nel frattempo mi leggo un po' la chat, vediamo. Io per il momento mi limito a finirlo, ad iniziarla, quindi stiamo parlando di Baldur's Gate, suppongo. In tutto ciò, con il nuovo update, Stardew Valley sarà fattibile in coop da 8. Io non riesco a immaginare quanto passerà velocemente una giornata in una coop da 8. Già in due, quando ci ho giocato, il tempo tipo velocizzava tantissimo rispetto al single player. Avevo detto che per ora si può in 4 su Baldur's Gate 3, ma arriverà sicuramente una mod. Ah, ok, non mi era scappato il messaggio. Un attimo, Saki, che ti faccio un SEO con clip anche a te, visto che siamo in un momento di quiete qua in questa piattaforma. Ci tengo. Eccola qua, vediamo un po' che clip salta fuori. Se ci vuoi raccontare, Saki, della clip che abbiamo appena visto, e ne faccio uno anche alla nostra Titti. Ecco qua. Oh, ma c'è anche Taro. Mamma mia, Taro, buongiorno carissimo. Non potevi mancare con Commander Keen al mattino. Vediamoci anche una clip di Taro. E facciamo un SEO a Goditi il Gamer. Ragazzi, seguite anche questi streamer che hanno iniziato da pochissimo. Diamogli tutto il supporto possibile.
Ora hai uno spettacolo, sia il primo capitolo che il secondo, li devo giocare quelli ancora, li devo giocare. Vediamo, c'era una canzone molto bella che se non erro veniva o da Assassin's Creed o Prince of Persia, nel mentre si era chiusa pure la porta e Lara si era buggata facendo strani versi, espansiva come sempre, ballavo, fantastico, beh, se c'era la canzone sa che ci sta benissimo. Come va ragazzi, nuovi arrivati, come va? Io sto qui a perdere per celebrare come si deve la fine di questo fantastico anno. È già ormai un'oretta che facciamo questo livello. Ecco qua, di nuovo sconfitta. E in effetti vorrei chiudere la live appena finiamo questo livello. Facciamo l'estrazione della ruota, quindi mi raccomando ragazzi, se ancora non siete iscritti alla Dart Ruota, siete ancora in tempo. Eccola qua. Grazie mille Taro per gli auguri. Vilandra sa, ascolta e sa. Voglio chiudere l'anno con l'affiliazione. Ah, ma grande, grande. Che media, come sei messo a media? Oh, la nonna, benvenuta Dart Nonna. E buon ultimo dell'anno. Fuck. 2,91, dai, ci sei, ci sei, ci sei. Mi raccomando, ragazzi, seguite anche Radi Action. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Bravissimi streamer. E anche loro supportano un sacco gli altri canali e fanno delle live di gran qualità. Mi raccomando, follow a tutti. Scambiatevi un segno di follow, come dice il grande Pasca. Diciamo che potrebbe andare meglio. Io e Fagiolino stiamo bene, ma purtroppo abbiamo avuto l'ut. Ah, porca puttana. Mi dispiace, Titti. Mi dispiace veramente tanto. Poi a fine anno. Gesù, mi dispiace. Mi dispiace veramente, veramente tanto. Sì, ragazzi, seguite Goditi il Gamer e li aiutiamo per questo. Per quel poco che resta per l'affiliazione, che è un passo veramente fondamentale per lo streaming. Io per diventare affiliato ci ho messo tipo un anno, quindi vedete un po' voi. Quindi diamo tutto il supporto possibile. Siamo una community unita e cerchiamo di crescere insieme, appunto. Wow. Ci è mancato un cazzo di pochissimo. Sì, purtroppo anche quest'anno non si è chiuso molto bene neanche per Vertex. Avanti che il 2024 possa veramente portare fortuna e eventi positivi a tutti noi. Che ce lo meritiamo tutti, direi. Ok. Allora. Nel frattempo, ragazzi, una presentazione per Albi è passato poco fa. Mi raccomando, seguitelo. Fatemi capire, ma siete parte di una qualche gilda dei Dart? Perché pensavo che Dart Nanni non suona male. Nanni, guarda, tu hai cambiato nickname parecchie volte. Direi che un cambio di nick in tal senso ci starebbe alla grande. Cioè, tra Dart Nanni e Dart Nonna potete fare un cazzo di duo musicale. Siamo in safe, vediamo. Io lo faccio perché sono appositamente amato dei giochi e sto portando anche bimbi in questo meraviglioso mondo del gaming e collezionismo. Vediamo, ho cambiato proprio account 1000 volte. Lo so, Nanni, lo so. Infatti io ti ho conosciuto con un nome che adoravo, Nanni la Furia, mi piaceva tantissimo quel nickname. Nonno Nanni, vero, hai ragione.
Fuck, devo stare concentrato, ragazzi, devo stare concentrato. Ma che cazzo? Cosa ho fatto? Ecco, soprattutto non devo dire devo stare concentrato che poi faccio queste stronzate. Ragazzi, una presentazione, vi ricordo anche al buon Alex che poco fa ci ha fatto partire il trenino insieme al Depp. Mi raccomando, follow, follow, follow. Volemose bene, seguiamoci tutti, soprattutto ora che è periodo di feste, si diventa tutti più buoni e ci amiamo tutti. Come direbbe Mr. Chan Chan, amiamoci tutti. Boomersland, buongiorno. Quanta boomerità in questo gioco vintage. Eh sì, soprattutto io che perdo. Io l'ho sempre detto che sotto sono Dart Titti. Esattamente, te lo sei guadagnato quel nome, Titti. Ragazzi, follow anche a Boomersland, anche loro portano retro. Esperti in Fallout. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Comunque si sta poco a farne uno, eh. Vabbè, Danni, dai, ricominciare ogni volta da capo, solo tu ce la puoi avere sta pazienza. Ci sentiamo stasera. Buon proseguimento di giornata, nonna. Oh, e grazie per i bit. Neanche me ne ero accorto, Boomers, che quelli erano bit. Grazie di cuore, veramente. Perché non la... quell'emoticon non l'ho mai usata per i bit. Grazie davvero, gentilissimo. Vado a cucinare, che sono l'unica diventata negativa qua dentro. Buona live, Burri. Grazie mille per essere passata. Lo apprezzo veramente tantissimo. Grazie di cuore e veramente spero davvero con tutto il cuore di rivederti presto in live a streamare. Perché veramente erano bei momenti. Erano bei momenti. Quindi ragazzi, di nuovo un follow alla nostra Verox Burritopia. Così se le lasciamo un centinaio di follow la invogliamo a tornare in live a streamare. Perché veramente... veramente una streamer bravissima che porta giochi interessanti e le si vuole bene, tra l'altro è una cara amica. Oh, ed ecco Alessia. Buongiorno Alessia. Tutto bene, tutto bene. Nanni, non ci posso credere. Grazie per il follow, Dart Nanni. Grande. Tutto bene Alessia, tutto bene. Stiamo portando qua questo livello, ecco, non dico neanche che stiamo portando Commander Keen perché non è vero, stiamo portando un livello di Commander Keen che speriamo di finire a breve, così estraiamo, facciamo la, giriamo la ruota e vediamo chi vince. Sono molto curioso. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo, se riusciamo ad arrivare a 100, aumenta il premio. Speriamo bene nel prossimo anno, ben detto, Verox, ben detto. Buon anno, buon anno, buon anno. Tu Alessia che ci racconti, come va? Mi raccomando ragazzi, seguite Alessia Storyteller, anche lei è una carissima amica, anche lei streamer, ha iniziato da poco, il suo canale è, diciamo, sta crescendo vertiginosamente alla velocità della luce. Diamole un bel follow. Ok, ora devo capire un po' dove bisogna andare per questa altra chiave verde. Forse lanciarsi di qua. Vilandra dov'è? Vilandra è a sfaccendare per i preparativi per stasera. Eh no, qua si arriva. No, qua si. Qua sono rimasto di nuovo bloccato. Ragazzi, se qui rimango bloccato, io ci rinuncio e sfanculizzo il livello. Sì, sono rimasto bloccato. Ma vi pare possibile una cosa del genere?
It's a trap, esatto, Tron. C'è anche l'emoticon adatta. Niente, non si può fare. Credo sia un maledetto livello così, fatto a cazzo per far impazzire gli Elwood della situazione. Oh, merda. Sto cominciando a premere i tasti a cazzo. Ma buongiorno Renzo, la caramellina del Capodanno, esattamente. Grazie per essere qui, Renzissimo. SEO per Renzo, uno dei nostri fondatori del canale, nonché VIP. Mi raccomando, seguitelo tutti. Perché Renzo è veramente, a parte essere un gran signore, a parte essere una persona di una simpatia unica, è uno dei miei streamer preferiti. Quando si va da lui ci si diverte sempre. Che sia per i giochi che porta, che sono sempre degli ottimi giochi, che sia quando ci fa il karaoke, che sia per tutta la roba pazzesca che ha da sbloccare nelle ricompense canale. Ecco, Renzo veramente top, numero uno. Seguitelo, seguitelo, seguitelo. Happy Seat Here, grande. No, la caramella Feldest è fondamentale, la Candy è la Candy, la John Candy, precisamente. Mi raccomando, riscattatela tutti, costa tipo un punto, quindi. Grazie Boomers per il lurk, mi raccomando lasciate un follow, come dicevamo prima, a Boomersland, anche alla bottega di Jack, che poco fa ha contribuito al fantastico treno. Mi raccomando, follow la bottega di Jack. E guardate Renzo che sfrutta le nuove fantastiche emoticon del canale. Ne sono ragazzi molto fiero davvero. Grande Alessia che ha sbloccato anche lei la Daily Candy. Complimenti. Mi raccomando la ruota, ragazzi, non smetterò mai di dirlo. Spammatela a tutti, ai vostri amici, ai vostri nemici, a chiunque volete. Spammate la ruota. Che fra un po' si fa l'estrazione. E se siamo a 100, ripeto, aumento il montepremi in diretta. Grande Feldest, il decimo dottore, fantastica emoticon. Tra l'altro vorrei specificare che l'emoticon che ha spammato Renzo del baby della serie TV Dinosauri, serie bellissima che è su Disney Plus e vi consiglio assolutamente di guardarla se non lo avete già fatto, perché ripeto, è penso la mia serie preferita in assoluto. Meglio ancora di Mandalorian, guardatela veramente. Ed è anche una delle serie preferite di Vilandra. Quindi in realtà io l'emoticon questa del baby l'ho creata per lei e per il suo canale quando diventerà affiliato, ma nel frattempo, visto che affiliata non è, me la sto sfruttando io. Quindi mi raccomando, lasciate un follow anche a Darth Vilandra, così quando comincia a fare le live diventa affiliata in una settimana e potrà inserire nelle sue emoticon quella del baby Sinclair che ho creato con tanto amore. Ragazzi, vi saluto e vi auguro buon anno. Buon anno a te, la bottega di Jack. Jack carissimo, buon ultimo dell'anno, buona vigilia di Capodanno, che la forza sia con te. Stasera, mi raccomando, divertimento al massimo. E ricordo, ragazzi, di nuovo, seguite la bottega di Jack, veramente grande supporto al canale. Grazie di cuore. Nel frattempo, presentazione offerta a Crypto. Mi raccomando, ragazzi, seguite anche lui. È il ragazzo di Cucurina. È un po' che non stream anche lui. Che questo 2024 davvero possa riportare anche lui in live. Anche lui deve raggiungere l'affiliazione. Quindi diamogli tutto il supporto possibile.
2 giorni Vilanda affiliata quasi sicuro. Io guarda, vabbè, una settimana è minimo perché mi pare che bisogna fare 7 live con 7 live per raggiungere l'affiliazione. Però sì, ecco, tempi brevi mi auguro veramente. E appunto seguite anche Cucurina, ovvero la sorella di Vilanda, stessa identica situazione. Ok, ci siamo. Oh Cristo, quel piccolo bastardello mi ha fatto prendere un colpo. Proviamo. Non mi hanno fatto cadere tutte le altre volte, mi fanno cadere questa? Mi auguro di no. Ok, io faccio una bella cosa prima di proseguire, mi guardo. Oh, grazie Tron, buon pranzo. Mi apro un bel walkthrough del gioco e vedo che cavolo bisogna fare qui, perché mi sono rotto le palle di farlo 2000 volte, quindi mi guardo un bel video di qualcuno che l'ha finito. E vediamo dove si deve andare per prendere questa maledetta chiave verde. Datemi un attimo. Grande Renzo, grandissimo. Shake it baby, grande, grande, grande. Che mi cita i Blues Brothers qua in chat. Anzi, mi cita Ray Charles per essere più precisi. Meglio di così non potevi fare, Renzo. Meglio di così non potevi fare. Vediamo un po' questa clip. Ma è uscita la clip? È uscita la clip, Renzo. Se non è uscita la rifaccio. Mi raccomando, ragazzi, follow immediato al grande Renzo. Veramente, ci tengo particolarmente che seguite Renzissimo. Oh, eccola qua. Adesso è partita. Renzo, raccontaci un po' cosa c'era in questa clip. Ok ragazzi, era più semplice di quello che immaginavo. In pratica l'unica strada che non ho preso era quella giusta. E si arriva alla fine del livello in un secondo. In pratica l'avevamo finito le altre volte. Se non sbagliavamo strada, l'avevamo finito. Duality Eve, buongiorno, come va Eve? Buon ultimo giorno dell'anno a te. Tra l'altro oggi è la Eve di Capodanno. Giusto per dire. Stancherrima, siamo in due. Siamo in due, assolutamente siamo in due.
Ragazzi, lasciate un follow anche da Drift on a Sea. Let's give a follow to a Drift on a Sea that it's lurking us right now, and we really appreciate all the support that lurkers give to our channel. Allora, vediamo cosa mi sono perso e poi andiamo avanti. Qui dovrei essere, penso, al sicuro. Ora salta il bastardo e mi fa il culo. Ultime parole famose. È il mio giorno. Esatto, Jedi Survivor mi sta togliendo tutte le forze. Prima o poi lo giocherò pure io. Ah, nel frattempo, poco fa abbiamo fatto anche una presentazione ad Apinconhead, che è ancora qui, Lurk, a supportarci. Quindi mi raccomando, follow anche a lui. Ok, bisognava. Oh Cristo! Mamma mia, ci è mancato poco, ragazzi, ci è mancato un nulla. Ok. Qua c'è la famosa chiave verde, bastava andare di qua. Non era così difficile. Ce la dovremmo aver fatta. E ce l'abbiamo fatta. Olè, GG Elwood. Salvo a razzo. Oh, finalmente. Mamma mia, che impresa. Beh, ragazzi, direi di far girare la ruota. Grazie ragazzi, grazie Renzissimo, grazie Titti, grazie Yves, grazie Feldest. Nel frattempo ragazzi, sì, follow a Boomersland che sono in questo momento il Lurk, ma che ci danno sempre grande supporto. Nel frattempo vediamo cosa mi sono perso della chat e poi giriamo la ruota. Ok, a Yves sta piacendo Survivor, perfetto, mi piacciono questi feedback. Good per quando lo giocherò, perché ho amato e platinato il primo. Anch'io platinato, Feldest. Gran bel gioco. È stato un po' stronzo dover cercare tutti i collezionabili, soprattutto su Datomir. Ma va bene per Star Wars questo e altro. In quel frangente giocavo a Resident Evil 2 Remake alle prese col boss finale. Ah, ok, perfetto. Diciamo della clip, perfetto. Il primo è splendido. L'unica cosa che avevo da ridire è che era troppo corto. Guarda, quando ho preso tutti i collezionabili, ormai mi sono detto fin troppo lungo, però ormai guarda, ti giuro, i giochi corti io in età adulta li sto adorando perché almeno riesco a finirli. Purtroppo in passato li odiavo, dicevo, ah, quanto è breve sto gioco, invece ora con tutto il backlog che ho, con tutti i giochi che ho da finire, più un gioco è corto e più io lo gradisco. I giochi belli di Star Wars durano sempre poco, quelli nuovi sì, quelli vecchi dai, non è proprio così Feldest. Giocatevi Jedi Knights of the Old Republic, bello lungo, ma anche Jedi Knight, Jedi Outcast. Dark Forces, che Dark Forces è lunghissimo. Non credo che lo dirò con questo, sembra abbiano ampliato le mappe e il gioco. Ah! Vedremo, vedremo. Cosa portate di bello in live, ragazzi? Io per adesso, come hai visto, retro gaming a tutto spiano. Ora vediamo da gennaio, vorrei continuare un po' con The Witcher, ma vorrei veramente darci dentro con retro gaming, perché mi dà molte molte soddisfazioni. Adoro il retro gaming. Ora a dicembre ci siamo concentrati sull'MS-DOS, ma ecco, porteremo anche magari giochi per i primi Windows, ma anche per le console, Nintendo, Super Nintendo. Ecco, ci espandiamo, ci espandiamo. Comandato questo Dosember, ma molto 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 bene. Ho conosciuto parecchia gente interessante, alcuni stanno anche lurkando in questo momento. E quindi niente, veramente, veramente, veramente è andata bene. Ora non vedo l'ora che sia di nuovo dicembre l'anno prossimo per rifarlo. Ok. Oh, la copertina di Linus, buongiorno, grazie mille per i bittoni. E benvenuta e soprattutto buon ultimo dell'anno.
Dovrei effettivamente rigiocarli perché me li ricordo corti. Guarda, calcola che i KOTOR stanno all'incirca su 50 ore. Se uno fa tutte le missioni, cosa che è fondamentale. C'era il gioco dei Blues Brothers su Game Boy, ora che ci penso. Quello su Game Boy mi è sfuggito, Renzo, mai giocato. Vabbè che non ho mai avuto il Game Boy. Però potrei sempre emularlo. In effetti avrei voluto portare. Vediamoci intanto la clip di la copertina. Che gioco era questo? Molto interessante. Dici, dici. Dici, dici, copertina. 50 ore corto, Feldest. Sì, ciao. 50 ore è fin troppo lungo ormai per i miei tempi. Until Dawn. Ah, il gioco di. Ah, ok. Fantastico, fantastico. Non lo conosco a parte di quello che mi avete detto voi in chat. Mi documenterò. Sembra veramente bello. Mi raccomando, ragazzi. Follow alla copertina di Linus. Mi raccomando, diamole tutto il supporto possibile e immaginabile. Ci tengo tantissimo. E niente, un attimo che avvio la schermata della ruotazza. Vediamo quanti siamo arrivati. Ok, ecco qua la fantastica schermata, ragazzi, siamo arrivati a 95, è un peccato non essere arrivati a 100. Mi dispiace veramente, però dai, è comunque un ottimo risultato. Nel frattempo presentazione fatta a Bobbonauta, mi raccomando follow al grandissimo Bobbonauta, è anche lui un grandissimo streamer, mi raccomando follow, 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 scambiamoci tutti un segno di follow. Un follow anche a Strenon, benvenutissima, carissima, grazie di cuore. Tra l'altro ho visto che nelle storie di Instagram hai messo tra gli streamer, tra i tuoi streamer preferiti dell'anno. Questo veramente ti ringrazio veramente di cuore, non so che dire. Grazie davvero. Io non la faccio quella cosa degli streamer preferiti perché sarebbero in troppi. Dai, ma che brutto però. Sono qui a terra. A che stavi giocando qui, Strenon? Vedo un gioco multiplayer ma non lo riesco a identificare. Infatti, l'abbracciatore se. Sono tentato di iniziare, dice Renzo, qualche gioco della serie Dark Pictures Anthology, ma anche i film interattivi mi erano piaciuti. Non conosco, non conosco. Nel frattempo qua il Stream Elements ha spammato il negozio per il merchandising, ragazzi, ancora è piuttosto spoglio. Mandate a darci un'occhiata. Nuove cose si aggiungeranno a breve. Guarda, non sono amante degli horror, ma Until Dawn per essere datato rimane per me un bel titolo da provare. E neanche io sono amante degli horror, però vabbè, se già copertina che non è amante degli horror lo suggerisce, magari gli darò uno sguardo. Goditi il game, ragazzi, vi auguro un buon anno 2024 ricco di soddisfazione. Un grazie ad Artelwood per il suo aiuto, ma ci mancherebbe, ragazzi. Mi raccomando, lasciategli un bel follow, lasciatelo anche a Willix77 a cui abbiamo fatto la presentazione. Auguri a tutti, Strano ha fatto quel gioco stile Portal con le prospettive. Vediamo anche una clip di Goditi il Gamer. Dai! È partito il bestemmione di fine anno. Comunque era Back for Blood nella clip, ok, non lo conosco.
La copertina di Linus mi dice di bere, ok, lo faccio ora appena facciamo la ruota e poi andiamo in ride. Accendine due così le facciamo andare anche su per il cestellato. Ah, le famose stelline. Ok, ragazzi, ci siamo. Ruota time. Tra l'altro, ragazzi, record assoluto, 95 partecipanti, mai avuti. Premio minimo 3 euro, premio massimo 20 euro. Vediamo che succede. Tributo di Ringrazio Mento al Gran Maestro Sith Lurker. Buona fine dell'anno e buon anno nuovo. Oh, ma Sakamurai, carissimo! Benvenuto, grazie mille per essere qui e grazie mille per i bittoni. Tributo di ringraziamento al Gran Maestro Sith Lurker. Buona fine dell'anno e buon anno nuovo. Ma ci mancherebbe, Sakamurai, ci mancherebbe. Mi raccomando, ragazzi, seguite Radio Action prima che abbiamo fatto una presentazione. Oh, Eve, grazie, 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 grazie anche a te per i 100 bit. Ragazzi, vi state scatenando ora che non gioco e lo so perché. Perché non perdo, quindi apprezzate di più lo stream. Ci sta, ci sta. Questa è una clip di Radio Action. Nel frattempo, se ci vuoi raccontare di cosa stavi giocando. Ho un aceto balsamico preso da un'aceteria che compie 50 anni l'anno prossimo, veramente eccezionale. Ma compie 50 anni l'aceteria o l'aceto balsamico? Bravissimi che vi seguite per sostenere il lato oscuro, sempre e comunque, Eve, sempre e comunque. Grazie ancora per averci mandato Alessia ieri, ma ci mancherebbe, Saka. Ogni tanto lei mi consiglia chi deve fare il raid, visto che ancora non conosce troppa gente su Twitch. Ecco. Fa piacere supportare chi supporta e comunque mandarla in canali che conosco e che so quanta, che c'è qualità, insomma, che c'è qualità e si può trovare bene. Oh, Anasta, buongiorno anche a te, buon salve, buon fine anno. Presentazione ragazzi anche a Krungex, anche lui ci sostiene sempre tantissimo. Li compie Renzo. Ma no, anzi se compie Renzo 50 anni se li porta alla grande. Vediamoci anche una clip di Anasta. Ok, ragazzi. Oh, c'è ancora Depeche, buongiorno, ancora grazie per essere qui, Depp. Sei arrivato in tempo per la ruota. Tra l'altro qua la maledetta ruota mi dice che i premi da 3 euro di Kinguin sono esauriti. Quindi vabbè, li cambiamo con premi sempre da 3 euro di HRK. Così manteniamo una sorta di uniformità nei premi, tutto HRK, che vi ricordo è uno degli store che sono supportati qua da cdkey.it. Ok, ragazzi, partiamo. Vediamo innanzitutto quant'è il premio, ma prima una clip di Depeche. Ok, partiamo, vediamo il premio a quanto ammonta, ragazzi, rullo di canguri. Nel frattempo lasciamo un follow anche a Kilvern che ci sta lurkando in questo momento, grazie, grazie di cuore. Niente, 3 euro, purtroppo la ruota si è fermata dal lato opposto dei 20 euro, proprio agli antipodi. E infatti avrei dovuto dire rullo di tamburi, Feldes, magari usciva la botta di 20 euro. Com'era felino in questa clip Depeche? Non l'ho vista purtroppo, l'ho solo sentita. Ribentornato Anasta. Ok, siamo pronti a decretare il vincitore di questa ruota. Vediamo un po', ragazzi, chi sarà l'ultimo vincitore dell'anno della Dart ruota. E poi direi che ne facciamo partire una nuova. Taro Misaki! Tra l'altro, per uno slot non vincevo io stesso, come uno stronzo. Mi sono presi 3 euro di fine anno. Facciamo GG
Al grande Taro, complimenti, ti sei beccato questi fantastici 3 eurazzi. E veramente voglio ringraziare veramente tutti quanti per la partecipazione alla ruota. Siamo arrivati in 95, record assoluto. Complimenti a Taro. E direi che facciamo partire quella nuova immediatamente, così vi unite già subito e si parte alla grande. Datemi solo un secondino. La compiliamo in diretta. Allora, devo mettere il link del mio canale Twitch. Eh sì, Taro ha fatto il colpaccio. E ne sono veramente, veramente felice. Frattempo presentazione anche a Stannagir, che è così gentile di essere ancora in lurk, ti ringraziamo tanto. Gennaio 2024. Ok, io l'imposto avanti, l'imposto per il 5 magari, però magari la estraiamo anche prima. Tra l'altro mi è andata avanti, non ho neanche potuto selezionare la frase da mettere, ma va bene lo stesso. Ragazzi, la faccio, visto che siamo stati così tanti in quest'ultima ruota, la voglio fare anche questa con i premi più alti. Quindi facciamola con gli stessi premi di quest'ultima, quindi 3 euro come premio minimo e 20 euro come premio massimo. Ora vi metto il link in chat. Ecco qua, ragazzi, potete già unirvi alla nuova ruota. Pinniamo il messaggio. Unitevi tutti, sperando che funzioni. Nel frattempo vediamo cosa mi sono perso in chat. Io rimango in lurk, vado a cucinare. Ciao ragazzi, buona continuazione. Gab, tanto ora stiamo chiudendo. Metto i panni piegati a posto, nel frattempo vi ascolto e vi seguo, grazie copertina, sempre troppo gentile. Ok ragazzi, qua c'è il link della nuova ruota, mi raccomando unitevi, non so quando la gireremo. Prima, grande Marta, complimenti, che possa portarti fortuna questo primo ingresso alla ruota. Ok, vi ricordo che ci sono ragazzi anche i giochi gratuiti da riscattare, chiavi Steam per tutti, gratuite, ne abbiamo aggiunti di nuovi da pochissimo. C'è Shadowrun Hong Kong, gran bel gioco, Lego Movie Videogame, Everwood, XCOM 2, fantastico XCOM. Quindi mi raccomando, prendeteli se avete dei punti a sufficienza. Seguite anche i Deki, vado a cucinare se non ci sentiamo. Buon anno a te, la carissima Vilandra, grazie mille Yves. Monumentale XCOM, ben detto Feldest, sia quelli vecchi sia quelli nuovi, tutti bellissimi. Ok, un attimo di pausa che decidiamo a chi andare a donare gioia quest'ultimo giorno dell'anno. Vediamo un po'. Restate qui, ragazzi, state fermi, mi raccomando. Altri 2 minuti.
Oh, Renzo ha riscattato Ancora arrugginita. Ok, facciamola partire. Che ci porti fortuna per questo fine anno. Vediamo se c'è Ancora arrugginita. E poi vi dico un po' a chi stiamo per portare gioia. Andiamo. Ancora arrugginita, ancora arrugginita. Sì, credo di conoscerla. Se ricordo bene, fa più o meno così. La mia ancora sulla barca, vecchia come il mio gilet, se la getto in ogni porto, lei ritorna sempre a me. Oh, ancora stanca, che vai giù, 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 oh, ancora stanca, non ti lascerò mai più. Amo la mia ancora stanca, ma lei non ama me. Stamane mi sono svegliato alla deriva del grande mar. Ogni volta io le chiedo di non tradirmi mai. Le mie vecchie ossa sanno, senza lei io non vivrei. Oh, ancora amica! E vai giù, 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 arrugginita, non ti rivedrò mai più. Rieccoci qua. Ci sono, ci sono. Tra l'altro, per un attimo ho indugiato perché volevo fare una presentazione a codesto Sleeping Beauty Syndrome, che non ho idea di chi sia. Ho visto che il canale è assurdo, però ci sta lurcando, quindi grazie di cuore. Thank you very much, Sleeping Beauty, wherever you are. So, thank you. Vediamo che mi sono perso in chat. Top, che succede qui? C'era ancora arrugginita, caro grande ammiraglio. Adoro White Soul, fantastico. Oh, Ace, buongiorno, grazie per essere qui. Facciamo un SEO a Portuguese Days, mi raccomando. Ok, ragazzi, mi raccomando, restate ancora, già siamo scesi a 27, non va bene, restate qui che andiamo a dare amore a qualcuno che se lo merita veramente. Tra l'altro qui stiamo, essendo l'ultimo stream di December, ci tengo a farlo qualcuno che sta partecipando a questa nobile iniziativa. Ottimo Grim Fandango, esatto, Willis, gioco pazzesco, prima o poi lo porterò in live, l'abbiamo finito con Vilandra prima di iniziare a streamare ormai anni fa. Facciamo questo, diamo questo amore, non diciamo quella parola, diamo questo amore a questo streamer, uno streamer che è veramente di altissima qualità, un retro gamer. Che dire? Vedrete, è una delle persone più chill che io conosca, un retro gamer di gran qualità, dei cani bellissimi, vedrete, vedrete, vedrete. Adesso sta portando un gioco che non conosco, ma in precedenza credo che stesse portando con Manderkin, anche lui. Quindi prima di chiudere, c'è qualcuno qui che vi vuole fare gli auguri di buon fine anno.
Ragazzi, buongiorno, sono veramente felice di vedervi. Panzerottino caro, Depeche, Willis 77, Portuguese Days, Basta Feldes, Ace. sì, carissimo Feldes, grandissimo ammiraglio. È sempre bello averti qui, grazie per il supporto che ci date, Mary Lorian, Titti, Marta, la copertina di Linus, Why Soul ovviamente. Ma grazie Marta per gli altri bittoni, troppo gentile. Grazie mille Marta per i bittoni, grazie, grazie, grazie. Fai una clip a Marta a sto punto. Fai Esatto. una clip a Marta. E poi chi è passato? Boomerland, Taro, insomma, vi amiamo tutti. Grazie mille per essere con noi qui presenti perché il nostro canale è vivo, è forte e grande grazie a voi, altrimenti saremmo io, Dart Elwood e Dart Nonna. Esattamente. E ogni tanto Pierluigi, ogni tanto Esoperion, insomma, Esatto. quando era Più attivo. più attivo, ecco. Quindi detto questo, Ace, bentornato dalla pubblicità. Esatto. sì, ok. Detto questo, facciamo gli auguri a tutti. Auguri a tutti quanti. Ragazzi, iscrivetevi soprattutto alla ruota, che non c'è miglior augurio di quello, quella nuova. Ce Cosa faceva Marta in questa clip? lo deve dir lei. Carissimo te, Portuguese, non voglio dire Ace, tutto, basta Ace. no, Portuguese Days, no, Va mi bene. correggi se l'ho detto in maniera sbagliata? Noi non guardiamo One Piece, quindi siamo Io ignoranti in infatti tal no, senso. Phoenix Rising, Che non ok, conosco. perfetto, allora ragazzi, io cosa vi posso augurare? Non mi piacciono gli auguri quelli stereotipati, felicità, fantastico, tutto meraviglioso. Allora, a inizio anno ci poniamo veramente tanti propositi, che molto spesso, nella totalità dei casi, verranno smentiti. Ma speriamo di no. Quindi, no, vi posso augurare soltanto questo, che me lo auguro anche io, anche Elwood, che possiamo ogni giorno avere un motivo per dire grazie, di qualcosa, ecco. Quindi già il fatto di poter concludere la giornata con un grazie è una cosa veramente meravigliosa, che possiamo avere sorriso nelle nostre case, nelle nostre famiglie, con le persone che amiamo. E vi auguro tutto il bene del mondo. Ecco, questo è il mio augurio. Parole sante, io concordo su ogni parola che ha detto Vilandra, vi giro lo stesso identico augurio. Willis infatti dice felicità a momenti, futuro incerto. Oh, guarda, Willis, al passato non dobbiamo pensare, al futuro non dobbiamo pensare, pensiamo soltanto al presente che poi, come sappiamo, crea il futuro. Esatto. Quindi attimo dopo attimo dei nostri presenti su cui dobbiamo essere noi presenti, scusate il giro di Bella parole, questa. noi con la nostra presenza dobbiamo veramente creare un futuro meraviglioso. Futuro meraviglioso per ognuno, penso tutto sommato, tutti abbiamo degli obiettivi, ma dobbiamo veramente mai concentrarci sulla meta, ma sul viaggio che appunto conduce alla meta. Quindi dobbiamo godere di ogni istante della nostra vita, Ben detto. attimo dopo attimo, ragazzi. Ma quanto Questa è saggia Vilandra. deve essere insomma il nostro obiettivo, la nostra responsabilità principale, veramente un sorriso ogni giorno nella nostra vita, qualcosa per cui ringraziare. Dobbiamo fare questo per essere contenti, cercare di fare in modo che ogni giorno abbiamo qualcosa per cui ringraziare. Chi per i propri figli, chi per i propri genitori, per il proprio compagno o compagna, per il proprio la propria voglia, insomma, di stare bene. Mi raccomando ragazzi, vi ricordo quando Vilandra inizierà a streamare, perle di saggezza gratis per tutti. Sì, prima per me comunque, Paul Nelson, e soprattutto dobbiamo fare in modo di avere Panzerotti ogni giorno nella nostra vita. Esatto. Panzerotti a colazione, a pranzo, a cena, perché no? Con Tutti i Ricarlo giorni accanto a della noi, settimana. Noi ovviamente. qui comunque in chat abbiamo il migliore di tutti, ovvero Paul, quindi non ci mancano mai. Ok, allora ragazzi, mi raccomando, tutti qui, restate dove siete. Se appunto vi fa piacere, restate con noi, andiamo veramente a dare un sorriso, un abbraccio virtuale a questo bravissimo streamer che comunque sostiene sin dagli esordi il nostro canale. Fateci contenti, ci farebbe piacere. E perché no? Insomma,
più persone conosciamo e più possibilità, insomma, abbiamo di Di accrescere la crescere. nostra vita e i Esatto. nostri canali, in questo Pipop, caso. buongiorno carissimo. Sei arrivato all'ultimo, ma grazie per essere qui, carissimo. Fa piacere Espipop, vederti qua. bello vederti, veramente bello vederti. Espipop è la presenza costante Da del Renzo. canale di Renzissimo. Se non ci fosse Espipop, bisognerebbe inventarlo. Assolutamente sì. Ragazzi, partiamo e davvero È grazie di stata cuore. questa live improvvisata, in un certo senso, è stata bellissima, grazie alla vostra presenza. Abbiamo anche finito un Perché non livello. mandi un abbraccio virtuale a tutti? Quello fallo tu, a me non funziona mai. Come Com'è faccio? il comando? Milandra si è proprio in Oddio, qual suo siamo PC. vicini, poi come appunto non... Aspetta un attimo, mi pare che il comando era... Lo puoi recuperare dai vari comandi che hai. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Me lo Non sono so se ricordato. sentite Vilandra in sottofondo, è lontanissime. Oh, perfetto, ottima chiusura per la live. Ok, ragazzi, andiamo. Mi raccomando, se potete, restate un po' in lurk da questo streamer, diamogli supporto, restiamo un po' in lurk da lui, se volete lo seguite, diamogli più supporto possibile, un salutone, e niente, supportiamo il buon Sonneveld. Amiamo i suoi cani soprattutto, Esatto, abbiamo lui e i i suoi suoi cani. bellissimi cani. Niente ragazzi, si va, grazie ancora. Ragazzi, vi loviamo, vi vogliamo bene e vi auguriamo con tutto il cuore le cose più belle che questo mondo ci può riservare. Che la forza sia con voi. Esatto, Lunga vita e prosperità, soprattutto a Depeche, se ancora in linea. ci vediamo ragazzi l'anno prossimo. O chissà. No, l'anno Ah, prossimo. vero, comunque sarà l'anno Speriamo di prossimo. sì, altrimenti sarebbe grave. Speriamo che possa essere così. Che sia così, che sia così. A presto ragazzi, a presto, che la forza sia con voi.